schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho. She lays down on the fresh lawn. She can make everything magical, but she died one on big time, and it makes me wanna rewind to back in the days when we were young, when everything was. Ferdi, anzi Lozione Ferdi da Brescia Sare Strisce 2014. Siamo qui anche quest'anno per la terza edizione di questa kermesse nel centro storico di Brescia, grazie al comune, alla provincia e alla regione che ci hanno patrocinato. Anche quest'anno siamo presenti con una manifestazione che ha raddoppiato, anzi triplicato rispetto all'edizione del 2012. 45 sono gli espositori presenti Harley Davidson Brescia, Heat Banger Brescia, che ovviamente rappresenta Heat Banger Italia, essendo poi a casa della sede principale e della fabbrica. Quest'anno siamo a Campomarte, non più nel castello, che era una location bellissima, ma non riusciva più a gestire la moltitudine di standisti e di moto e macchine che quest'anno parteciperanno a Brescia Stelle Strisce 2014. Cosa dirvi ragazzi? Seguiteci. Speriamo quest'anno di aver migliorato ovviamente con gli spettacoli e la location. Speriamo nel bel tempo che dà 3 giorni di sole. Speriamo che nessuno si cuoce la testa e speriamo come sempre che tutti i partecipanti, anche se un po' bevuti perché alcuni motociclisti hanno questo vizio del bere, vada tutto liscio come le due edizioni precedenti. Un augurio, un ringraziamento a tutti. Ciao a tutti dallo Zione Ferdi. I was a rebel from the day I left school. Grew my hair long and broke all the rules. I'd sit and listen to. Signori e signori, bonsoir! Siamo qua allo stand di origine. Ah, cazzo, c'ho sul casco. Signori e signori, bellissimo questo casco, aerografato, quasi a mano. E passiamo la parola per la prima intervista di Brescia Stelle Strisce 2014 al nostro amico Carlo Berneri. Siamo contenti di essere qui insieme a te, a tutta questa bella compagnia. Ci stiamo divertendo un casino. Per noi sono le prime esperienze perché la nostra principale attività è la vendita online. Noi abbiamo un sito e-commerce, posso dare l'indirizzo? www.motohelmetshop.com. Quella è la nostra principale attività. Come vedete è tipicamente vestito da motociclista, customista particolarmente, perché l'ho conosciuto a Bergamo a una fiera di custom 2 mesi fa circa. Sono rimasto innamorato dei caschi, che sono degli ottimi caschi, ovviamente me ne sono comprato uno, hanno dei prezzi vantaggiosissimi. Quindi ragazzi, visitate il sito www.motohelmetshop.com. Molto bene ragazzi, proseguiamo con lo sto giro, anzi guardiamo un attimino questi magnifici caschi, il modulare anche per i customisti. So I grew up the type they warned me about. They said my friends were just an unruly mob, and I should get a haircut and get a real job. Get a haircut.
San Miguel, va bene anche per il caldo. È caldo? Grande Pre! Siamo con Oler, non è un nome d'arte, perché Oler è un selvaggio, ovvero un Helvadek, si dovrebbe pronunciare così, giusto? Esattamente, siamo un gruppo della Valtrompia, gruppo motociclistico, e nel nostro dialetto Helvadek vuole dire i selvaggi, come appunto hai ricordato tu. Siamo fondamentalmente un'associazione dilettantistica sportiva e comunque siamo attivi nel sociale, siamo attivi e abbiamo fatto anche quest'anno un calendario in collaborazione con l'RSA, che è la società di gestione delle case di riposo della Valtrompia, che si chiama Nonne Motori, è uscito in 1300 copie, è stato un buon successo che ci ha dato modo di contribuire alla realizzazione di opere appunto per la casa di riposo di Saezza. Get a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a slob. È un'ottima posizione, logisticamente parlando non ha nulla da invidiare al castello. Forse la vista del castello era un pochettino migliore per gli avventori. Comunque, come hai ricordato tu, David, siamo pienamente in accordo con la filosofia bikers che si vive qui così in Brescia, con la filosofia dei Bandidos, dello Zione e di tutti gli altri gruppi e gli altri MC appunto della provincia. Ci sentiamo onorati comunque di poter partecipare a questi eventi e di averne anche dei nostri. Allora, per chiudere, io direi, come salutano gli Helvadek? Ancora Black Snake, sono con Natale e sono con l'erede Mattia, l'erede di un piccolo impero direi, perché te Mattia non lo sai, però tuo padre nel mondo dei bikers è una figura molto, te ha 17 anni ragazzi, da ora in poi abituatevi perché nelle fiere lo vedrete spesso, anche perché ne può più il tuo babbo, dai parliamoci, vero? Eh sì, ormai l'ha avuta, come si dice in Toscana, Natale sei rovinato. Ormai mi hanno piano piano mi tagliano le gambe. Senti, a parte gli scherzi, no, da figlio di un motociclista di bike, se mi raccontava prima Mattia che ha ereditato dal padre la passione, poi andando in giro sin da piccolo per i vari eventi e raduni ha avuto modo di conoscere il mondo bike, se lo vediamo già brandizzato, e niente, il prodotto c'è. Perché il prodotto c'è, i motociclisti comunque sia non conoscono stagioni, difficilmente li vedremo, li vediamo anche in infradito, ma quando montano da Centauri in sella le loro moto, comunque sia l'Anfibiotto, il Polis, il nuovo prodotto, e questo è fantastico, l'ho preso anch'io, ragazzi ve l'avevo già detto, perché aiuta per il cambio, e questa è un'invenzione di Natale, loro sempre li vedendo sai questo tipo di abbigliamento. Ricordati che però tuo padre ha avuto vari tipi di idee, di invenzioni. Ora il difficile, il compito tuo, e lo diciamo a casa, insomma, un po' a tutta Italia, il compito tuo sarà reinventare qualcosa di migliore. Cioè, da ora hai 17 anni, lo so, però insomma, prometti bene. Quindi da ora in poi ti dovrai impegnare. Cioè, questo è un buon auspicio, che ti mando. Eh sì, ci proveremo a fare qualcosa di meglio di questo nuovo modello. Cercherò di fare il massimo. Allora Mattia, la prossima volta, anche se sempre 17 anni, io voglio qualche idea, così vedremo Black Snakes e il futuro. Sei d'accordo? Non è che ti offendi? No, d'accordissimo, anche perché largo ai giovani, non c'è niente da fare. Hai detto bene, larga ai giovani, io invito tutti i nostri telespettatori a seguire le fiere più importanti, belle e brutte, bene o male, Black Snakes, immagino che fra qualche anno si divideranno anche padre e figlio facendo un po' varie fiere come facciamo noi con la Gara School, visitate il sito che è in sovraimpressione e
E niente, Mattia, in bocca al lupo, grande padre, grande figlio. Mm-hmm. Tantissimi saluti da Brescia Stelle Strisce a Garage School TV. Ciao. Lui è l'amico Vittorio, il mio compagno di tanti viaggi, russo come un porcello. In questo giro turistico del venerdì sera, venite, seguite, mi scusino signore, vieni David. Abbiamo voluto prediligere anche l'area bambini, per i bambini piccoli, ma anche per quelli un po' più grandi, con il martello, il tiro a segno col pallone e il calci in culino. Bellissimo, il calci in culino, l'ho sempre sognato fin da piccolo anch'io. Bene, andiamo dalle frittelle calde, che sono sempre un'attrattiva bellissima. Girovagando, arriviamo anche allo stand di Burli e Pupe. Cos'è Burli e Pupe? Burli e Pupe nasce da un'idea dello zione e di Lady Sissi, che è una delle mie ragazze del burlesque, che in questi anni mi ha seguito, o meglio, ho seguito nelle varie performance in giro per i locali bresciani e della provincia. Ora, dopo 2 anni di lavoro insieme, abbiamo deciso di aprire appunto questa agenzia, che tuttora non è un'agenzia vera e propria con partita IVA, ma con lo scopo di portare il burlesque, spettacoli pin-up, in giro per la nostra provincia e nelle manifestazioni che organizza di solito lo Zione Ferdi. Sono qui appunto con Rachele, che in arte è? Lady Sissi, che cosa fa? Perché questo desiderio del burlesque? Perché l'ho scoperto per caso, perché è un'autostima per tutte le ragazze, giovani, meno giovani, per le donne, che possono far vedere a tutto il resto del mondo che nonostante, come io, alla mia non più giovanissima età, possono essere comunque sensuali, divertenti e far sorridere le persone che stanno di fronte. Esatto, e difficilmente ci sono quelli che urlano viva la patata. Bene, un saluto a Lady Sissi e ci spostiamo al Black Bull Racing. From 1492 to 1998 I threw a rock and roll party on my rocking my life away. I'm moving and grooving and I'm having fun night and day. Military brat, I got the general's daughter, taught her where it was at. I'm rocking my life away. I'm moving and grooving and I'm having fun night and day. I know a gal from Texas, chilling. 92 to 1998, I threw a rock and roll party on my last birthday. Feels good, rocking my life away. 1, 2, 3, eccoci qui anche nel mio stand e nello stand di Wilmer, il mio socio creativo, molto creativo. Alcune volte devo tenerlo legato perché veramente me ne inventa una più del diavolo. Siamo qui di fronte a questa creatura da lui disegnata, non l'ha montata lui con la scatola delle Lego, ma ha commissionato al nostro meccanico tutte le componenti per renderla una special che ci ha dato delle grandi soddisfazioni come Black Bull Racing. Ce lo racconta Wilmer. Caro Wilmer, caro socio, dov'è che abbiamo vinto? Ci siamo piazzati, non abbiamo vinto da nessuna parte. Però ma primo, secondo e terzo è come vincere. Ok, abbiamo fatto 2 secondi posti e 1 terzo posto rispettivamente a Bolzano, Reggio Emilia e Vicenza.
Come mai le moto e gli hamburger? Perché ritengo che come donne e motori vadano d'accordo, anche il ciccio che ci sta, ricopre molte, ci sta. Ma questa nuova avventura che mi hanno detto i nostri lavoranti di luglio, cosa succederà a luglio? A luglio uniremo finalmente tutte le nostre passioni, apriremo un solo locale grande dove all'interno potrete trovare le nostre special, potrete fare modificare la vostra moto e al tempo stesso potrete gustare i nostri hamburger, ormai famosi, una certezza, una garanzia. Perfetto ragazzi, un saluto dal Black Bull Racing e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Molto bene, ciao ragazzi. Non ci siamo fatti mancare niente, guys. Dalla catena Rosso Pomodoro direttamente Diego, il papà di Ciro, che non è il suo bambino ma è un animale. Quest'anno il nostro Diego di Rosso Pomodoro si è presentato con un'ape tricolore, perché Rosso Pomodoro l'origine è partenopea, a parte il pizzaiolo che è meno partenopeo probabilmente. Ed eccoci qua con la pizza di Rosso Pomodoro direttamente a Brescia Stelle Strisce. Sul palco i Mashup. Ed eccoci anche quest'anno, abbiamo ospite graditissimo nella top 10 dei nostri espositori, abbiamo Harley Davidson Brescia. Stupendo questo iglu, questo gazebo gonfiabile. Abbiamo due gioielli, poca luce stasera perché per questioni di luce abbiamo dovuto ridurre un po' la luce, ma vivono e splendono di luce propria questa 48 glitterata e questa Dyna. Abbiamo qua il capomeccanico di Harley Davidson che ha seguito ovviamente anche i tagliandi e qualche modifica della mia moto. Allora, la tua presenza stasera ti hanno obbligato? No, vengo anche volentieri, dai. Ah, ecco. C'è una passione. Perfetto. Qualcosa sulla concessionaria, i pregi della nostra concessionaria di Brescia? Beh, tutto sommato, da noi puoi trovare tutti i modelli, hai la possibilità di provarle, abbiamo una vasta scelta di demo per provare l'esigenza del cliente, abbiamo la possibilità, oltre alle demo, anche adesso abbiamo il servizio noleggio. Ah, avete anche il servizio noleggio, quindi la gente non va più a Bergamo ma si ferma a Brescia. Beh, a noi fa piacere se vengono da noi. Era una battutaccia perché a Bergamo so che c'era il noleggio, però spostiamoci di qua ragazzi, perché quest'anno oltre alle moto avete portato anche il merchandising e l'abbigliamento. L'abbigliamento è importante perché oltre a customizzare le moto tutti noi abbiamo tutto il nostro abbigliamento. Giusto. Se il cliente ha la moto è giusto che abbia anche il suo accessoriaggio che gli va dietro. Perfetto, di solito però la store manager è Zaira, che sicuramente è molto meglio di lui. Esatto, lui è bravissimo a sistemarci le moto, ma i tempi di attesa per un tagliando? Adesso siamo nell'ordine dei 10 giorni circa. Per forza si apre la stagione, la gente anziché arrivare adesso all'ultimo minuto doveva pensare anzitempo e portare questo inverno. Noi abbiamo fatto un servizio questo inverno, abbiamo chiesto al cliente se era interessato, facevamo il recupero e la consegna a casa, facevamo il tagliando, qualcuno ha aderito, qualcuno purtroppo no, e adesso si trovano in difficoltà. Ma il ritiro della moto a domicilio è a pagamento o era gratis? Noi facciamo un ritiro gratuito se effettua il tagliando o il cambio gomme da noi nell'arco di 50 km. Perfetto, un saluto a Harley Davidson. Ciao, grazie. Ciao caro, un saluto dallo Ziore e ci vediamo prossimamente. Ciao. Ragazzi,
Oggi ha fatto veramente, ma veramente un caldo, a Brescia si dice un caldo becco, un caldo boia. E dove sono venuto? Sono venuto da Moro, l'uomo della frutta delle Macedonie, l'uomo che ci rinfrescherà in questi due giorni, l'uomo che col suo stand fa sognare le donne, guardate. Nell'anello dove incominciano le moto, e dove incominciano le moto ovviamente abbiamo gli appassionati delle moto, e gli appassionati delle moto che stanno dedicando il loro tempo libero per far del bene. Sono qua con Dino Cazzato, io e Dino siamo stati anche presidenti del Brix e Custom, entrambi non siamo più del Brix e Custom, ma abbiamo continuato ad andare in moto, a sentirci, io ho proseguito a fare le feste e lui invece fa le feste, ma per che cosa, Dino? Ma io ho creato questo gruppo, i Rumors, più che altro per fare beneficenza, per chi ha bisogno di un sorriso, noi cerchiamo di regalarglielo. Lavoriamo con Casa Ronald, che è una casa post-operatorio per bambini che hanno problemi di tumore, leucemie, qua malati. Lavoriamo con Mondo Bambino e lavoriamo con l'Avis di Verola Nuova, il quale si occupa delle ragazze che vanno in bike e tutto quanto. E ci dedichiamo a fare lezione nelle scuole per la sicurezza stradale, con un progetto nuovo aperto con le ragazze sempre dalla bike, delle attive, che si chiama Indietro non si torna, e stiamo dedicando, oltre alla benzina per le nostre moto, questo tempo libero per i ragazzi che hanno più bisogno di noi. Quindi un plauso ai Rumors, a Dino Cazzato, ai suoi ragazzi, alla sua donna che lo segue sempre, ha scoperto anche lei la moto, Antonella, e complimenti all'opera che stanno facendo i ragazzi. Ciao a tutti, salutiamo i Rumors e mi raccomando, per chi ci vede e chi ci vedrà, seguite anche la loro pagina Facebook, perché da lì saprete dove si trovano e dove potrete andare ad acquistare questi beni che sono in conto vendita, sono borse artigianali, in pelle e bracciali, il cui ricavato, ovviamente pagate le spese, andranno appunto a tutte le attività benefiche che i Rumors stanno facendo a Brescia. In origine lui è Marco, per tutti è Betto ed è diventato Effetto Betto. L'aspetto di Betto, di Effetto Betto, sembrerebbe di uno scanzonato, e in effetti è uno scanzonato nel suo porsi, con questa barba un po' particolare. Però, per chi lo conosce realmente, lui a tutti gli effetti è un artista. Non perché mi ha fatto un casco aerografato che raffigura la mia indole, quella del circo, dello spettacolo, ma perché realmente esce da un istituto artistico. Esatto, zione. Perfetto, anche perché pochi non lo vedono, lo vedono solo con la moto, ma lo zio che è andato a indagare ha visto anche quando è in giacca e cravatta, poche volte, ma esatto, ma fa delle opere veramente toste. Qualcosa da raccontarci, qual è la tua ultima opera a parte il mio casco? La mia ultima opera è tutta la nuova collezione Old Custom Pets, e quindi tratto tutte le cose che riguardano gli animali da appartamento, cani, gatti, trasportini. Ci sono anche delle cose in gabbietta. Ah, sono degli uccelli quelli? Esatto, quelli li abbiamo portati al Gardasex. Lo so perché me ne sono comprato uno, perché era firmato da 30 lance. Esatto, anche quelli. Perfetto, un saluto a Effetto Betto, stupende le sue aerografie, e domani faremo un filmatino anche al casco aerografato per lo zione. Ciao! Ciao! Ciao ciao! Perfetto, avevo pensato di non riuscire a intervistare nessuno di Hitbanger, ma alla fine ce l'ho fatta portare qua Giancarlo. Sì, esatto. Giancarlo mi ha detto, no, intervista Tiziano, mi non so cosa dire, mi ha detto, che tipicamente non è un accento bresciano, anche se io cerco di camuffarlo leggermente. Quest'anno per la prima volta ho il piacere
grazie a Giancarlo che si è prestato, grazie a te, che è della concessionaria di Montichiari qua in Brescia. Ringrazio anche Giorgio Sandi, a cui mi sono rivolto non conoscendo in prima persona Giancarlo, e ovviamente a Luciano all'inizio di Hit Banger e che continua a esserlo tuttora. Devo ringraziare Giancarlo e il suo socio perché non hanno lesinato le moto portate qua in fiera Brescia Stelle e Strisce. Le moto in particolare le vedremo domani con la luce del sole, perché sono moto che tendenzialmente è bello guidare di giorno per godersi tutto lo spettacolo del panorama. Però una piccola chicca a Giancarlo, perché l'ho vista ieri in concessionaria, ma ho visto questa moto tassellata, un prototipo. Giancarlo, dove l'hai fatta correre? Sì, allora questo qua è un prototipo che è nato diciamo in 3 giorni ed è stata preparata per l'Italian Bike Week di Perugia, e dove ha fatto la corsa sulla spiaggia come si faceva una volta, no? Si correvano i 500 metri di velocità sulla spiaggia, ed insomma è piaciuta molto, e questi qua sono i colpi di genio di Luciano, ecco. Per cui merita, l'abbiamo portata qua insieme alle altre moto perché la manifestazione è importante, ci tenevamo a esserci, e niente, ringrazio te in prima persona, e insomma bello, speriamo tutto bene, dai. Perfetto, ma sicuramente, perché moto di questo genere che hanno incominciato ad avere anche dei prezzi leggermente più abbordabili. Sì, esatto, allora non svelo tutte le carte nella manica, però sì, Hit Banger è in evoluzione, si sta muovendo, non dico niente ma faccio solo il segno qua, e insomma sarà quello che vediamo. Questo rigido? Questo qua è, no, questo è Softail, però insomma questo qua è un nuovo progetto che vedremo svilupparsi a breve, insomma poi vedremo insomma. Perfetto, particolarità di queste gomme che sono molto bombate, mi ricordano un po' quelle degli anni 50-60. Esatto, sì, tutto in stile old school. E insomma, guarda. E cazzo, devo dirlo! Sono andato a fare l'accordo per far venire Hit Banger a Brescia Stelle e Strisce e ho visto un cliente firmare il contratto, perché molti dicono belle, 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 costano un casino e se ne vedono poche in giro. Io ho assistito alla firma della vendita di una bellissima Hit Banger, due posti, sì, esatto, consegnata ieri, per cui tutto bene, guarda. Perfetto, hai portato fortuna. Molto bene, salutiamo Giancarlo. Ciao, grazie mille, ci rivediamo domani con la luce del sole per vedere più da vicino i dettagli di queste figate di moto. Ciao Gianco. Maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho.